Eccoci qua, sono sul letto e vi faccio vedere gli acquisti che io ho fatto stasera. Allora, fazzoletti perché non ne avevo dietro. Ho fatto acquisti da tutto un euro, Carrefour e 99 centesimi, una cosa del genere. Poi, sotto ordinazione di mia mamma, praticamente mi ha chiesto se le prendo questi profumi qua, che sono, diciamo, la copia. Anche se non sono identici, comunque di Hypnotic. Però lei voleva Hypnotic Poison, no Poison. Vabbè, come volete. Vabbè, comunque mi ha detto che vanno bene anche due di questi. E infatti li ho preso questi. E poi, vabbè, se trovo anche quelli di, appunto, vabbè, sempre Hypnotic, però Poison, le prendo quelli. Per me, invece, mi sono presa questi profumi qua alla borsa. Visto che io giro ultimamente con questo, almeno così mi porto un profumino dietro. E allora, questi qua li ho pagati 6 euro, come potete vedere, quindi 12. Mentre questi qua piccolini, che sono molto carini, li ho pagati 3 euro comunque. Non poco, ma almeno per un po' con i profumi da borsa sono a posto. E ho preso la coppia di 1 million per lei. Poi la coppia di Narciso Forer. Narcisa. Vabbè, qua milione. Però va bene. Tra l'altro ne ho presi due. E non me ne ero accorta. Vabbè, uno lo posso pur sempre regalare. Poi, Coco, penso sia Coco Chanel, comunque vabbè, Coco. Dolce e Gabbiani, invece che Dolce e Gabbana. Vabbè, comunque questo è quanto. Poi adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso da... siamo andati anche alla sala giochi. Ogni tanto noi ci andiamo e insomma, abbiamo preso due o tre cosine. Allora, ho preso anche delle posate perché qua ci mancavano i coltelli, quindi ho preso questi qua senza punta per tagliare le carote, 2 euro. Poi, per me ho preso questi qua 1,30 euro, non mi ricordo se li ho presi da tutto 1 euro o 99 centesimi. Poi ho preso le carte da briscola, queste qua napoletane, no, piacentine, scusate, 1 euro comunque, quindi per le carote, per la patata eccetera. Questo l'ho preso da tutto 1 euro, per me un braccialettino, l'ho pagato 2 euro, va sempre bene, comunque c'è sempre l'occasione per mettermi i braccialetti. Il mio compagno si è preso la maionese dal Carrefour Express. Poi da tutto 1 euro, mi sa, ho preso questi qua che sono dei sacchettini regalo pagati 1,50 euro. In pratica è tutto 1 euro, però quello che cioè, praticamente non c'è niente che costa 1 euro. Poi sempre questo qua ha pagato 2 euro. Vabbè, mi piacciono le tartarughine, per quello che ho preso così con le tartarughine. Anche questo qua, tra l'altro, ha le tartarughine. Sempre pagato 2 euro. Poi, sempre 2 euro ho pagato, vabbè, sta roba qua. Queste qua sono pinzette. Poi, ritorniamo al Carrefour Express. Il mio compagno per domani, che andiamo in piscina, cioè domani, in realtà è oggi, perché comunque è già il 16. Si è preso questo. Poi alla sala giochi, non so dove l'abbiamo messa. In pratica, allora, abbiamo vinto questo, ma abbiamo vinto anche altre due cose. Adesso ve le faccio vedere. Abbiamo vinto anche la pennina di Spider-Man, che in pratica penso che la regaliamo come souvenir dei nostri amici che hanno un bimbo che gli piace Spider-Man. E poi anche questo. Beh, in totale abbiamo speso, cioè, abbiamo preso 14 gettoni, 10 euro, tre cosine.
ci sta, di solito alle sale giochi, cioè nelle sale giochi porti a casa poco con 10 euro, però non male. Questo vabbè sì, un blocco note carino, no. Niente di che, invece questo qua me lo tengo sempre io in borsa, che non guasta mai. Poi, da tutto nero, mi sono preso anche questi, che sono carini. E tra l'altro hanno la chiusura che piace a me. Li ho pagati 2 euro. Io ho detto tutto nero, ma costa tutto di più. Poi, Carrefour, mi sono presa questi succhi qua, che sono molto buoni. E niente. Questo è quello che ho preso. Adesso vado a dormire. Anzi, mi sa che un pochettino gioco a Pokémon, che ho fatto il record. In 2 giorni ho giocato 4 minuti, cioè. Ma non mi piace molto per ora Pokémon Sole. Quindi vedremo. Boh. Eccoci qua, oggi è il 16 di agosto. Dovevo andare in piscina con il mio compagno oggi, ma ho dimenticato il costume. Non l'ho preso su. E quindi sono andati solo lui e nostra figlia, mia e sua. E io ho fatto il mukbang colazione. E poi dopo pomeriggio non so che cosa faremo, se andremo in giro da qualche parte. Sicuro che se andiamo a San Marino devo fare degli acquisti, e tra cui appunto il costume. E tra l'altro proprio la maglia è scritto San Marino Caffè, l'ho presa qua l'altra volta, un mese fa, e si stiamo trovando veramente bene. Sto pensando di farvi uno shorts, far vedere praticamente i punti di interesse di questo campeggio. Infatti ho chiesto al mio compagno di fare delle foto alla piscina, al parco, e poi dopo vi unisco le clip che ho fatto cioè, che ho fatto qua dentro con il telefono per farvi vedere la camera, e poi niente, e poi vi faccio lo shorts, tanto vi faccio pure vedere la fattoria, e tanto deve durare 1 minuto lo shorts, quindi niente, ci sto prendendo gusto a fare gli shorts. Vabbè, ci becchiamo dopo, ciao. Io chiudo il vlog così. Questo qui è il mio pranzo. Ci ho messo giusto giusto 1 grammo di sale. Vedete? Proprio 1 grammo. Allora, praticamente è insalata, anzi rucola, che a me la rucola non piace, però. Rucola con grana, crostini, olive, carote e fagioli. Vabbè, detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!